avvistato UFO in avvicinamento. Dove? La nostra base su Nettuno e la stazione spaziale prossima a Urano sono state distrutte da un'esplosione. Ma qualche istante prima era stato avvistato uno strano UFO. Avvertite la Terra che siamo in pericolo. Quello che sta accadendo ora è una grave minaccia per tutto il genere umano. Qualcuno ci contende lo spazio e a giudicare dal passato dico che questo qualcuno è Atlas! Dobbiamo formare una forza di difesa mondiale e distruggere Atlas! Comandante Cali! Sì, Astro Boy, che cosa c'è? Vorrei parlare con Atlas prima del previsto attacco contro di lui. E a che proposito? Sentiamo. Perché rinuncia a questa follia. Sciocchezze! C'è un solo modo per fermarlo, distruggerlo. Atlas continua ad attaccare le nostre stazioni spaziali e moltissime persone hanno già perso la vita a causa sua. Ma vede... Senti, Astro Boy, il compito assegnato alle forze di difesa è distruggere Atlas e tu sei un elemento importante di questa forza. Abbiamo i più recenti e più sofisticati aerei di tutto il mondo, i migliori piloti. E abbiamo te, Astro Boy. E io dispongo di un'arma che... per Atlas è finita, non se la caverà. Se ci parlassi, forse... Ascolta, mio fratello si trovava su una stazione spaziale vicino a Saturno ed è stato ucciso da Atlas. Suo fratello? Già, il mio unico fratello, uno scienziato come ce ne sono pochi. Centro operativo Forza di Difesa Terrestre. 5 stazioni spaziali orbitanti attorno a Giove sono saltate in aria. Intervenite! Avete sentito tutti? Dobbiamo distruggere Atlas! Spaziali. Ma che cosa stai dicendo? Ti rendi conto che tu hai ucciso moltissime persone e hai distrutto molti robot? Io non ho mai fatto niente del genere. E allora perché sei qui a combatti? Ho saputo che gli umani mi stavano cercando e non mi sono tirato indietro. Ma allora tu non... È un piacere incontrarti, adesso a noi due. No, aspetta, ti devo parlare, Atlas. Oh. Fermati! Oh. Prendi! Oh. Lasciami! No, Astro Boy, non ti devi battere con Atlas! Siete nati dallo stesso schema! Voi siete fratelli! Beh, è vero che siamo fratelli, Atlas! Livian, perché hai detto una cosa del genere? Lo sai bene che non volevo! Mi dispiace, Atlas, ma dovevo assolutamente dirlo. È una cosa troppo importante. Molto bene, adesso che lo sai, che cosa vuoi fare, Astro Boy? Non credi che dovresti unirti a me e combattere al mio fianco? Ecco.
No, stavo solo scherzando, Astro Boy. So bene che tu non accetteresti mai. Forse la cosa che mi spingeva a chiederti di passare dalla mia parte è stato quello che gli umani definiscono il richiamo del sangue. Sappi che ho deciso, per raggiungere lo scopo che mi sono prefisso, di considerare tutti gli umani miei nemici, Astro Boy. Non avrò pietà di te solo perché sei mio fratello, è chiaro questo? No! Ah! Oh, adesso è mio fratello. Se io siamo fratelli. Non avrò pietà di te solo perché sei mio fratello. Astro Boy! Astro Boy! Ma che fai? Sogni ad occhi aperti? Atlas si è ritirato poco lontano da qui. Su, vieni con me. Questa è un'arma super megatoni. È sperimentato che ha una grande potenza distruttiva sul fattore Omega di Atlas. E ha intenzione di usarla, vero? Certamente! Così vendicherò la morte di mio fratello, Astro Boy. Vuoi batterti con me, vero, Astro Boy? Ascolta, Atlas, devi scappare. Kelly ha un'arma micidiale e vuole usarla contro di te. Ti prego di non dire sciocchezze. Mi conosci, io non ho paura di niente e di nessuno. E poi non volto mai le spalle al nemico. Vai via, vattene! No! Sei finito. Non speri! Non voglio che pensi a me. È il momento. Oh! Oh, Atlas! Attenti, non ci deve scappare! Chi ci sta attaccando? Chi sono? Diversi UFO si stanno avvicinando a Saturno. Distanza attuale 102 miglia. Sono gli stessi che hai visto tu, Astro Boy. Sì, professore, identici. Non avevo mai visto un UFO di quel genere, e neanche il comandante Kelly. Forse sono degli invasori. Cosa, invasori? Già, stanno tentando di conquistare il nostro pianeta. A questo punto è evidente che sono stati loro a distruggere tutte quelle stazioni spaziali, e non Atlas. Professor Ochanomizu, io sono molto simile a Atlas. Cosa stai dicendo, Astro Boy? Ecco, mi è stato detto che siamo fratelli, che noi due siamo nati dallo stesso schema. Che cos'è questa storia? Mi stai dicendo la verità, Astro Boy? Sì, certo. Quindi qualcuno a suo tempo ha rubato il tuo schema e Valpugis ha costruito Atlas e ha pensato bene di aggiungere il fattore Omega. Professore, siamo collegati con la base su Marte. Ma quelli sono gli invasori! Come vedete, il nostro radar ci segnala un oggetto volante di notevoli dimensioni. Oh. Il diametro di questo strano corpo celeste è di circa 10 chilometri. Cosa, 10 chilometri? Allora la forza di difesa terrestre ha incontrato soltanto una piccola avanguardia degli invasori. Oh, già, è davvero terribile. E ora... Oh, no! Cosa è successo? Forse sono gli invasori. Collegamento con Marte interrotto. Professor Ochanomizu,
Mi dica che cos'altro è successo. Questi misteriosi UFO si stanno portando sempre più vicini al nostro pianeta. Vengono avvistati continuamente in tutto il mondo. E vogliono conquistare la Terra. Ho convocato una riunione di emergenza. Venga qui a New York, professore. Sì, certo. Bene, mi unisco alla forza di difesa terrestre. Sì, ma stai attento. Sicuro. Attenzione! Attenti! Aprite il fuoco fra 30 secondi! Ci attaccano! L'ho centrato! Ne ho distrutto un altro. Gli invasori si dirigono sulla Terra. Comandante! Delle Nazioni Unite è attaccata in questo momento. Portarsi tutti nei rifugi antiatomici. Guardate lì, attaccano anche i civili, questi maledetti. Ti sei ripreso, eh? Professor Ocianomizzo. Sai, delle persone molto gentili ti hanno portato qui da me e... Non capisco, dove siamo? Siamo vicini al Palazzo delle Nazioni Unite. Noi siamo salvi, ma il 70% di New York è stato distrutto, come altre città. La forza di difesa terrestre è riuscita a respingere con il tuo aiuto la prima ondata di invasori. Mi dica una cosa, professore, che ne sarà della Terra? Io non so proprio che cosa possa succedere, Astro Boy. La situazione è talmente disperata che possiamo solo mettere insieme le nostre forze e cercare di evitare la catastrofe. Astro Boy, vedo che stai bene, mi fa molto piacere. Già, vedo che anche lei sta bene, comandante. Sì, ma purtroppo i 2/3 degli aerei sono stati abbattuti. Il grosso degli invasori si trova adesso sull'orbita di Saturno, ma è prevedibile che torneranno ad attaccarci domani. Devi unirti a noi, Astro Boy. Sì, comandante. Stai a sentire, Astro Boy. Ammetto di essermi sbagliato sul conto di Atlas. Vedi, Astro Boy, credo che sia soltanto una questione di tempo. Domani o al massimo dopodomani gli invasori attaccheranno la Terra e allora... Senta, lei è convinto che saremo distrutti tutti, vero? No, professor Ocianomizzo, questo non dovrà mai succedere. Non voglio, io non voglio! Io mi sono fatto tanti amici... E adesso non li voglio perdere. Noi esseri umani siamo disperati quanto voi, robot. Mi dispiace dirlo, ma temo che a questo punto non ci sia più niente da fare. Professore, se chiedessi ad Atlas di aiutarmi. Che cosa? Sì, se Atlas e Astro Boy combattono insieme gli invasori, è molto probabile che il genere umano si possa salvare. Bene, professore, io vado subito da Atlas. Mi sembra che Astro Boy mi stia chiamando. No, non è possibile, Livian. Oh, arrivano gli invasori! Oh.
Atlas! Io dovrei aiutarti a salvare gli umani, gli stessi umani che hanno tentato di distruggermi. Beh, vedi, devi cercare di capire, Atlas. Il comandante era convinto che tu avessi ucciso suo fratello, ma adesso ha ammesso di avere sbagliato. Devono morire tutti quanti. Eh? Sì, gli uomini devono morire tutti quanti. Io spero che siano distrutti. Ma perché mai? La maggior parte di loro è brava gente e alcuni sono anche miei buoni amici. Quali amici? Cosa stai dicendo, Astro Boy? Gli umani e i robot non potranno mai essere amici. Cerca di capirlo. Beh, sì, qualche volta mi hanno preso in giro all'inizio perché ero un robot. Ma adesso questo non succede più. Mi vogliono bene tutti. Sono tutti miei buoni amici e sento il dovere di salvarli dalla morte. Ma tu credi veramente a quello che stai dicendo, Astro Boy? Certamente. Allora perché credi che si batterebbe con tanto accanimento? Vedi, i miei amici sono anche tuoi amici. Perché noi due siamo fratelli, Atlas, non lo dimenticare. Io, amico degli umani, ti prego di non essere ridicolo, Astro Boy. È inutile, vedo che tu non riesci a capire, Atlas. Puoi dire una cosa agli umani da parte mia, che muoiano tutti. Oh, Atlas! Atlas, ti prego. La forza di difesa terrestre. Si preparano all'ultima battaglia. Oh, aspetta, Astro Boy! Se io appartenessi al genere umano, credo che piangerei lacrime amare, Atlas. Piangeresti. I miei amici sono tuoi amici perché noi due siamo fratelli, Atlas. No, sono moltissimi. Astro Boy, potrebbe essere la nostra ultima battaglia. Comandante Kali! Penso io agli invasori, così capiranno che la Terra non fa per loro. Astro Boy, non ti allontanare mai dal castello di cristalli, è chiaro? Va bene. Oh, guarda lì! Quella è la base, bisogna distruggerla. Vado! Fermo! Ci penso io. Solo io posso tentare. E se saremo fortunati ci rivedremo ancora. Atlas! Vedi, non so se i tuoi amici potranno mai diventare miei amici. Ma so che devo difenderti, perché sei più piccolo di me. Io ti lascio la Terra, Astro Boy. Se vivrò, mi troverò un altro pianeta. Ora vado. Addio, Astro Boy! Oh! Oh! Livian, perché non sei andata via come ti avevo detto? Viva o morta, voglio restare sempre, sempre con te. Per questo sono rimasta. Thank you.
quello è il buco nero!